Ragazzi, voi non avete idea di cosa io abbia trovato. Smistando le varie cianfrusaglie che avevo a casa, sono saltati fuori, ragazzi, questo paio di occhiali. Sono qualcosa di veramente molto strambo e bizzarro. Infatti hanno questa forma tondeggiante. E se non lo sapete, si tratta di occhiali da hippie, no? Sono occhiali un po' retro, un po' vintage. E sono particolari. Dovete sapere che risalgono al 2014, 2013 più o meno. Siamo su quelle date lì. E ragazzi, li acquistai, sono facilmente reperibili in tutti i negozi di abbigliamento che vendono accessori, li trovate anche per pochi euro e sono molto particolari, eh. Poi non ebbi mai l'occasione di metterli per motivi ovvi, cioè sono strambi. Però ragazzi, dato che oggi voglio fare un video un po' particolare, ho qui delle Pringles molto minimali, lo guardiamo dal design, dalla scatola, no? Forse con questi baffetti, se ce li avessi io, sarei al top in questo verso, in questo outfit, se così si può definire. Abbiamo queste Pringles al ketchup. Mi piace, ripeto, questo tubo nel suo design perché è molto minimale, blu, che fa contrasto con rosso e quant'altro. Quindi queste Pringles al ketchup. Che adesso andiamo subito ad aprire, sono sigillate ovviamente, perché noi andiamo a provare prodotti sempre nuovi. Allora ragazzi, sono molto molto succulente, si sente proprio il ketchup, cioè proprio quelle patatine al ketchup, oppure ricordano un po' le croccantelle al ketchup a livello olfattivo. Adesso le proviamo e vediamo come sono. Non male. Pringles classiche al sapore di ketchup. Però non è una spolverata di ketchup, c'è cioè una vera e propria pennellata. Qua di sapore di ketchup le hanno cosparse. Sono molto forti, ragazzi. Più di quanto vi potete aspettare. Nel senso che il sapore del ketchup non è lieve, traspare molto di più rispetto al classico gusto di fecola, di patate. Come giusto che sia, molto molto buone. Concentrato di ketchup. Potrebbero diventare un po' nauseanti a lungo andare perché sono forti, però se vi piacciono i sapori spicy, quindi speziati forti, queste sono il top. Deliziose, ragazzi, deliziose. Mi mancava provare Pringles. Hanno aperto un supermercato da me ed erano in un'offerta ad 1,29 euro al tubo, che è qualcosa di veramente strepitoso. Infatti purtroppo non ce n'erano molte, quelle che erano presenti sugli scaffali erano di fatto quelle che già ho recensito in passato, quindi non aveva più di tanto senso riprenderle. Ho preso quelle che mi mancavano, queste e quella la paprika che poi proveremo in un'altra occasione. Però queste sono buone, anche perché non è un sapore troppo speziato, troppo pungente. È intenso, è forte, però è ketchup, cioè non è peperoncino che vi inonda la bocca di fuoco, è troppo pungente al palato. Ditemi anche voi se le avete provate, sono buone. Veramente niente male. Una delizia. Una delizia.
Non male, non male veramente queste Pringles. Sono molto molto buone, molto particolari. Io nel loro gusto le approvo. Fatemi sapere voi nei commenti se avete provato queste Pringles e se vi piacciono, ragazzi. Sono veramente particolari. Io concludo qui questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, supporto e lasciate like. Noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!